Va ora in onda il Vangelo della Domenica, a cura di Padre Lorenzo Montecalvo. Cari amici di Radio Amore, pace a tutti voi. Siamo alla fine dell'anno liturgico che ci ha fatto celebrare e rivivere misticamente la vita di Gesù. Ovviamente chi non frequenta assiduamente la comunità cristiana nel giorno del Signore non sa che significa celebrare e vivere misticamente il Natale di Gesù, il ministero apostolico di Gesù, la passione, morte, risurrezione di Gesù, l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e i primi discepoli. La Pentecoste che si rinnova ogni volta che noi celebriamo la vita di Gesù. A te che sei un membro assiduo della comunità cristiana vorrei rivolgere queste due domande. In tutte le celebrazioni liturgiche alle quali hai partecipato, che hai vissuto, sei cresciuto nella fede che Gesù è il Signore? Oggi sei servo di Gesù o servo del diavolo? Sei servo di Gesù, ogni giorno ti sforzi di compiere la sua volontà. Ma se sei violento, prepotente, avaro, invidioso, vendicativo, lussurioso, sei schiavo di Satana. E la missione di Satana è chiuderti ermeticamente e per sempre nella prigione tenebrosa dell'inferno, prigione senza amore. Perciò, se oggi questo messaggio ti fa scoprire che vivi sotto la signoria di Satana, nel nome di Gesù, che è al di sopra di ogni altro nome e davanti al quale ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra si piegherà, nel nome di Gesù, ripeto, io ti esorto a fare quello che ha fatto uno dei ladroni accanto a Gesù crocifisso. Accoglimi nel tuo regno, ha detto uno dei ladroni. Questa supplica fatta con fede mosse Gesù a dirgli con grande misericordia: oggi sarai con me nel mio regno, oggi sarai con me in paradiso. Oggi, caro ascoltatore, sei invitato a vivere con Gesù, in Gesù e per Gesù. C'è una sola verità ed è Gesù. C'è un solo Signore ed è Gesù. Tutti gli altri sono dei signorotti. I primi cristiani, perché si rifiutavano di incensare la statua di Cesare, affrontavano il martirio dicendo: Gesù è il Signore. Sì, Gesù è il Signore della vita e della morte. Chi lo ascolta e lo segue non rimarrà deluso. La storia personale e quella universale non va verso il nullo, ma va verso Gesù che giudicherà il mondo e ciascuno di noi con giustizia, che a me e a te Gesù un giorno dirà: oggi entrerai nella mia gioia eterna. Amen. Alleluia. Avete ascoltato il Vangelo della Domenica, a cura di Padre Lorenzo Montecalvo.